Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video di PanioTube e oggi siamo qui su Evil Nun per trovare il secondo pezzo della maschera. Infatti mi sono già qui avvicinato a trovare il Graal, così non devo perdere tempo a trovare pezzi quella. Mi raccomando ragazzi, prima di cominciare lasciate qui sotto un bellissimo like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale. Se volete essere salutati alla fine del prossimo video scrivete hashtag per un salutami. Inoltre qui sopra fra le schede troverete la playlist in cui caricherò tutti i capitoli di Evil Nun in cui vado a trovare tutti i vari pezzi di maschere e vi lascio anche la playlist degli altri giochi horror che ho fatto. Iniziamo subito e iniziamo qui a prendere il Graal, va? Portiamolo qua, chissà quale capitolo ci riserverà adesso il gioco, va? Non vedo l'ora di saperlo, va? Mi piace molto questa suddivisione tra capitoli, anche perché diversifica il gioco da Granny. Infatti prima sembrava una delle tante copie di Granny, invece adesso con i capitoli diciamo che ha proprio una storia. Sta cosa mi piace veramente assai. Allora, ma perché non si apre? Ah, ecco qua, ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Chiudiamo la porta e mettiamo la trave di legno, va? Scendiamo sotto e andiamo a posare il calice dove va posato, in quel coso lì, in quel tavolino, va? Andiamo qui e posiamo qui. Ok, vediamo, vediamo cosa dobbiamo fare adesso, va? Ok, si illumina qui il quadro e adesso ci dirà quale capitolo dovremmo fare. Allora, dai, 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 che sono curioso. Cos'è questo? Esplosione nelle altezze. Risolvi nuovi enigmi per ottenere un nuovo pezzo di maschera. Ah, ok, sì, la frase è sempre quella. Allora, ricetta. Ah, praticamente devo fare la bambola esplosiva. Ah, che bella, che bella. Forse ho capito cosa devo fare, va. Allora, andiamo di qua. Togliamo l'asse di legno, apriamo la porta e andiamo a mettere subito qua la ricetta. E non ti andare addosso alle porte. Andiamo a mettere la ricetta qui all'ascensore e andiamo a trovare i pezzi per creare la bambola esplosiva, va? Pressione metallica, ok, mettiamo qui, va! Dobbiamo trovare innanzitutto la dinamite, la bambola e la chiavetta. Allora, la dinamite sappiamo che si trova nella biblioteca, quella dietro dove dobbiamo portare il libro. Allora, qui c'è la videocassetta in caso non sappiamo cosa dobbiamo fare, ma io in teoria so già cosa devo fare. Allora, sto cercando i vari pezzi sperando di trovarli subito, qui non trovo niente. Dove stanno i pezzi delle bambole? Qui dentro ci sta qualcosa? No, non ci sta niente. Qui invece? No, niente, niente. Andiamo a vedere di qua se troviamo qualcosa qui dentro, qui sotto. Alla fine niente, si riduce soltanto nel cercare i vari pezzi per creare la bambola, va? Qui invece, dai, oh, fatemi trovare qualcosa. Nell'episodio precedente avevo trovato tutto vicino, ho avuto proprio una botta di fortuna. Qui invece mi sa che devo un po' dannare, va? Qui c'è qualcosa? No, non c'è niente. Frattempo sto aprendo armadi sperando di trovare qualcosa. No, neanche qua. No, no, fuori. Non ti mettere davanti, va? Fammi passare. Allora, ecco qua. Qui ho già trovato la bottiglia d'olio, quindi è già una cosetta in più. Nel frattempo vedo qui se trovo qualcosa nei bagni, almeno so che se non c'è niente devo più. Ah, ok, c'è la Bibbia, perfetto. Quindi devo tornare per la Bibbia. Invece nelle altre parti. Ah, c'è anche la manovella, perfetto. E manca soltanto la bambola a sto punto. E qua non la trovo. Vabbè, iniziamo a mettere l'olio all'ascensore, va? Così almeno lo mettiamo già in azione. Ok, questo già funziona. Ah, qui c'è il piede di porco, così andiamo a vedere se dietro gli spogliatoi c'è qualcosa in quella porta lì chiusa che non si può aprire. Almeno così il bagno ce lo siamo tolto. Sappiamo che non dobbiamo più girare qui dentro. Ah, qui dentro invece? Qui non ho visto. Allora, qui mi sa che non c'è niente qui dentro. No, niente, neanche qui dentro, quindi niente. Andiamo ad esplorare col piede di porco qui dietro, così vediamo se c'è qualcosa che. E la bambola alla fine mi serve. Perché gli altri pezzi ormai so dove si trovano. La Bibbia si trova lì nel bagno, cioè, ma cos'è? Uno va in bagno con la Bibbia a leggerselo. Anche la manovella qui dietro, invece, speriamo che ci sia qualcosa. Eh no, credo che non ci sia niente qua. Vabbè, peccato, dai. Qui dentro no, neanche. Ok, prendiamo la manovella e portiamola nell'ascensore. Mettiamo qui dentro la manovella, qui dentro invece. Dai, dimmi che è qui dentro? No, non è lì dentro, peccato. Ok, prendiamo la Bibbia e andiamo a portarla in biblioteca, sopra quel leggio, così almeno, boh, ci facciamo una lettura. Ah, qui non ho visto, in questo armadio. No, non è lì dentro, allora. Andiamo qua e posiamo la Bibbia sul piedistallo, va. E metti sopra, oh, ce l'ha fatta, che tutta sta luce fa. Perfetto, allora entriamo qui dentro.
E qui dovrebbe esserci, no, ok, dove è finita la dinamita? Ah, l'hanno spostata qui. Praticamente hanno cambiato la stanza. Wow, che bello, hanno soltanto invertito. Vabbè, allora. L'importante è che ha trovato la dinamite, ma quello è l'importante. Allora, portiamo la dinamite nell'ascensore e poi dobbiamo soltanto trovarla. Nel frattempo faccio cadere i quadri. Allora, fai cadere qua. Ok, e niente, devo trovare la bambola. Dove posso trovare sta bambola? Un'altra videocassetta, cioè quante ce ne sono? Che devo fare la collezione di videocassette? Che devo fare? Raccolta DVD, ragazzi. Se vi serve un DVD, chiedete pure a me. Ah, nel frattempo faccio girare qua, perché sta manovella qui serve, ragazzi. Serve anche molto. Facciamo allungare più che possiamo. Ok, perfetto. Poi dopo capirete perché ho dovuto girare sta manovella. Qui c'è qualcosa, no? Che la porta è sempre chiusa. Vabbè, non importa. Ok, allora, vediamo adesso qui dentro. Oh, eccola, finalmente trovata! Cioè, mi sono fatto il giro di tutta quanta la scuola, mi sono fatto proprio un tour e alla fine stava qui dentro sta bambola. Mannaggia a me, ce l'avevo proprio vicina, no? Ok, oh, vabbè, l'importante è che ho trovato finalmente sta bambola e buttiamola qua dentro. No, allora, non hai capito? Entra qua dentro. Ma che cavolo? Allora, ed entra qua. Ok, non ci sta, ragazzi, non riesco a farla entrare. Oh, ce l'ho fatta finalmente, è entrata. Allora, ok, premiamo qua il pulsante e adesso dobbiamo aspettare 20 secondi, va? Che risale sopra e ce la ritroviamo. Intanto sta suora qua che è... Uè, suora, cos'è? Vuoi giocare pure te con la bambola esplosiva, eh? Ah, se vuoi giocare, oh, per me sei benvenuta, eh? Allora, aspettiamo qua adesso che salga. Ecco qua la bambola esplosiva, prendiamola. Guardate adesso cosa ci serve, va? Perché non devo usarla contro la suora. Devo farci una cosa bella carina. Infatti si chiama esplosioni nelle altezze. E facciamo delle esplosioni nelle altezze, va? Entriamo qui dentro. Nascondere. E adesso facciamo partire quella bambola. Uso. Allora, andiamo di qua. Poi entriamo qui dentro senza cadere. Ok, dritti, 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 dritti. Vai, 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 vai. Ah, mostrare, ok. E adesso sotto dovremmo trovare il pezzo di maschera. Se ho indovinato il coso, altrimenti ho sbagliato pezzo, devo rifare da capo. No, spero di no, spero di averlo indovinato. E speriamo che ci sia il pezzo di maschera, no. Ragazzi, ho sbagliato, mi sa che dovevo fare quello prima, a sto punto. Mannaggia, mannaggia. Allora, riprendiamo qua e rifacciamo la procedura, va. E purtroppo, ragazzi, non è facile questo, perché bisogna provare fino a quando non si fa esplodere nel punto giusto. Allora, rimettiamo qui dentro la chiave. E adesso andiamo a riprendere la dinamite. Ok. Portiamo giù. E aspettiamo di nuovo che ricreino la bambola. Vabbè, nell'attesa mi metto qua nell'angolo a pensare agli errori che ho fatto. Ma penso a tutti quanti gli sbagli della mia vita. Bambola esplosiva. Torniamo di sopra a rifare la procedura. Ok. 3, 2, 1, vai. Sperando di non cadere. Ok, che qua ragazzi è facile cadere. Ok, speriamo adesso di aver fatto il punto giusto, se no devo di nuovo rifare una terza volta. Anche perché la bambola sta lì, io come la recupero in caso? Ok ragazzi, al terzo tentativo ce l'ho fatta. Praticamente era il primo alla fine, cioè io sono andato fino in fondo, alla fine era il primo quello che mi dava il pezzo di maschera. Non vi dico poi per recuperare la bambola lì sopra. Ho dovuto prendere tipo sta scatola, portarla lì vicino. Vabbè, lasciamo perdere, va. L'importante è che sono riuscito a trovare qua il pezzo di maschera. E adesso andiamo a portare dentro quella stanza, va. Che tra l'altro non so neanche come chiamarla quella stanza. Stanza misteriosa, va. Portiamo il pezzo nella stanza misteriosa. Chiudiamo qui la porta. Mettiamo l'asse di legno. E adesso andiamo a appoggiare il pezzo, va. Ok, wow, bene, bene. Anche sto capitolo è fatto, va. Stampo misterioso. Dai, che siamo già al secondo pezzo di maschera. Ce ne mancano altri e vediamo dai come andrà a finire. Ora puoi cercare il prossimo Graal nella scuola. Sì, che bello! Hai completato 2 su 6 pezzi di maschera e i tuoi progressi sono stati salvati. Va, che bello, che bello! Vabbè, ragazzi, direi adesso di finire qua il video. Siamo arrivati a 2 pezzi, ce ne mancano altri 4 per scoprire alla fine cosa ci darà. E niente, adesso vi lascio ai saluti. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate qui sotto un bellissimo like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti!